Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Selene, per chi ancora non mi conoscesse, e vi invito ad iscrivervi al mio canale cliccando la campanellina, no, cliccando prima il tasto iscriviti e poi attivando la campanellina per ricevere tutte le notifiche riguardo ai miei video. Allora, se volete sapere come ho realizzato questa base super luminosa adatta soprattutto alle pelli secche, vi lascio giù il mio link del profilo Instagram in cui ho salvato la diretta e vi faccio vedere passo passo come ho realizzato questa base. Ma non siamo qui per parlare della mia base, bensì per parlare della nuova per me perché mi è arrivata ieri comunque, della palette dell'ultima uscita in casa Mulac che è la Milf. Allora, ho aspettato un po' per acquistarla perché questa palette ha uno schema colori decisamente particolare che, visto così, insomma, un po' fa strano perché sono tanti colori, tante tonalità diverse, anche completamente diverse tra loro, come ad esempio questo verde con questo aranciato rosso molto intenso, che però alla fine mi hanno proprio incuriosita per questo motivo per acquistarla. Io, sapete, non so per chi ha seguito gli altri video, sono innamoratissima della palette My Birthday Suite di Mulac, che è quella precedente. E niente, quindi insomma, presa un po' dall'amore che ho provato per questa palette, ero super curiosa di provare anche questa. E niente, quindi pronti? 3, 2, 1, iniziamo a realizzare il nostro make-up Pucchi. Allora, oltre alla palette, ho anche voluto acquistare una tinta labbra di Mulac. Questa è la Ultra Matte Liquid Lipstick Rosetto Liquido Opaco e l'ho presa nella tonalità 40 che si chiama Spugliami. Insomma, questo nome diciamo che lascia poco spazio all'immaginazione. Vediamo un po', il pack si presenta così e questo è il colore. Non vedo l'ora di provarla. Però questa la proviamo per ultima, prima facciamo il make-up occhi. Allora, ho già fissato la palpebra con correttore cipria e passiamo subito all'utilizzo della palette, che è la protagonista di questo video. Allora, prendo un pennello piatto un po' morbido e per prima cosa vado ad applicare il colore Milf Away, che è questo, per rendere ancora più uniforme la mia palpebra. Allora, così dovreste riuscire a vedermi. Vado e semplicemente applico il colore dappertutto, anche sotto il sopracciglio leggermente. Questo lo faccio per rendere la mia palpebra ancora più uniforme. Allora, spolverano un pochino, ma insomma, non è una cosa che a me dà particolarmente fastidio, anzi non mi interessa. L'importante è che i colori performino sugli occhi, poi se fanno un po' di kick off dovrebbe chiamarsi sulla cialda, pace bene, non ci interessa. Adesso prendo un pennello da sfumatura, utilizzo quale utilizzo? Allora, volevo prenderne uno ampio e prendo questo della Nabla, uno degli ultimi usciti, una delle ultime collezioni, e vado con un colore delicato che è Forever, che è questo qui, che è un rosato. Non so ancora che tipo di look farò, comunque sarà un look portabile da tutti i giorni perché tra poco devo andare a prendere i bambini a scuola, quindi insomma non posso essere super glam, super, con un trucco super glamour all'una del mattino. Comunque andiamo a sfumare l'ombretto, lo applichiamo nella nostra, tra la palpebra fissa e la palpebra mobile, nella nostra piega e poi lo porto anche all'esterno. Allora, non so se potete notare, ma io appena appoggiato il pennello ho dato due sfumate e l'ombretto si è sfumato praticamente da solo. Io non ho fatto quasi niente. Voilà! Questa era la prima sfumatura per dare, diciamo, già un'impronta al nostro occhio. Volendo, siccome a me piace il trucco un po' allungato, possiamo portarlo leggermente verso l'esterno. E anche leggermente sotto, ma in maniera molto leggera, poi andremo a definirlo meglio dopo. E sfuma anche bene verso l'esterno. Questo è il risultato, vedete? Colore super pieno, super pigmentato, sfumato in 3 secondi. Allora, fatto lo stesso anche nell'altro occhio, vado a prendere questo colore che mi ispira tantissimo, che è Pappi. Lo prendo con un pennello. Come si chiamano questi pennelli? Mi
Mi sfugge, ce l'ho sulla punta. Ah, penna, perfetto. Un po' cicciotto, questo è della linea Sephora in collaborazione con Elodie, è fantastico questo pennello. Dicevo, prendo un po' di Papi, pochino, scotto via un po' l'eccesso, e lo vado a tamponare nella terza parte del mio occhio, in modo da dare già un po' di profondità al mio sguardo. Rimango sempre verso l'alto, Non porto il prodotto verso il basso. Perché comunque a me piace ottenere l'effetto di occhio un po' allungato, un po' aperto. Perché la conformazione del mio occhio, insomma, mi permette questi tipi di trucchi. Quindi cerco di valorizzare chiaramente il mio occhio. Allora, il colore è super pigmentato. Sto facendo una specie di linea di eyeliner molto, come dire, non perfetta. E poi vado a portare il prodotto anche un po' qua sopra, nella piega palpebrale, dove ho messo il primo colore di transizione. Adesso mi aiuto con un pennello da sfumatura, anche con lo stesso che abbiamo utilizzato prima. Non tiro troppo l'occhio, ma semplicemente lo tengo fermo, chiudo e vado a sfumare tutto quanto insieme, portando il colore sia un po' verso l'interno, e sia un po' verso l'esterno, in modo che non rimanga una linea netta, perché a me non fanno impazzire le linee nette nei trucchi occhi, mi piacciono più quando sono belli sfumati e insomma non ci siano stacchi troppo evidenti. E questo è il risultato. Anche questo colore ha una sfumabilità impressionante, si è sfumato da solo. Da solo, due passate di pennello, il colore si è sfumato. Faccio anche l'altro occhio. Allora, siccome vorrei comunque provare più colori possibili, voglio rischiare un po' provando questo colore giallo che si chiama Curry. E con un pennellino ampio da sfumatura prendo un pizzico di colore, proprio un pizzico, scuoto bene via l'eccesso e cosa faccio? Mi aiuto con questo giallo per diffondere meglio le sfumature che ho già applicato. Mi avvicino così forse vedete meglio. Allora, così il colore si percepisce, si distinguono comunque i tre colori che ho applicato, però ci dà quel tocco un po' diverso che insomma ci rende il trucco un po' più particolare. Aiuto bene a sfumare anche qua e vado anche un po' verso l'esterno. Sopracciglio, stai fermo. Allora, alcuni mi hanno detto che la risoluzione dei miei video non è un granché. Purtroppo lo so. Nel senso, io registro col cellulare, quindi immagino che la risoluzione non sia perfetta. Però ho notato anche col mio telefono, riguardandomi, che il giorno dopo che pubblico il video, magicamente si ripristina la risoluzione, quindi io riesco a vederli bene. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete problemi nel vedere bene i miei video e nel caso magari aspettate un giorno che YouTube riesca, insomma, a sistemare o comunque il mio telefono riesca a sistemare la risoluzione del video. Comunque, bando alle ciance, continuiamo a truccarci. Allora, per chi ha già acquistato questa palette, non so quanti di voi già l'abbiano nella loro collezione, mi fate sapere che schema colori preferite, se vi siete trovati bene, se è una palette che insomma vi ha ispirato o se siete ancora indecisi se comprarla o no. Insomma, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa palette, così vedendo soltanto lo schema colori. Poi invece per chi l'ha provata mi faccia sapere se la utilizza e come si trova. Adesso voglio aggiungere un tocco di caldo al mio trucco occhi e vado a prendere questo colore che un po' mi spaventa, però sono troppo curiosa di provarlo. Però aspettate, prendo un pennello da sfumatura un pochettino più morbido, così rimane meno evidente. E voglio applicare questo che si chiama Hot Spice. Ne prendo proprio poco 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 e vado a sfumarlo nella parte alta, soltanto qua, e poi lo porto sempre verso l'esterno. Cioè, fantastico. Già, guardate già quanti colori ho applicato. E comunque si vedono perfettamente tra di loro. Cioè, non vanno a mischiarsi e formare un colore unico e indefinito, ma riescono a, insomma, risaltare tutti i colori che sto applicando. Vabbè, faccio velocemente anche l'altro occhio.
Certo, ce n'è voluto un pizzico perché comunque è un colore molto caldo e molto intenso, Quindi non prendetene chili col pennello, ma giusto un pochino per andare a scaldare il tutto. Allora, adesso che abbiamo, diciamo, dato una prima impronta al nostro make-up, voglio proprio provare questa fila qua centrale e voglio mischiare due colori. Nel senso, vorrei provare sia questo freddo Allusion, e sia questo un pochettino più caldo, ma sono indecisa tra MILF e Malizia. Iniziamo con Allusion. Lo prendo col dito perché secondo me, cioè, guardate, questi colori vanno presi col dito, non c'è niente da fare. E la vado ad applicare nella terza parte del mio occhio in modo che dia profondità. Allora, poi lo sfumiamo, non vi preoccupate. Adesso è giusto per dare sempre un po' più di profondità al mio sguardo. Perché ricordatevi che per rendere lo sguardo più intenso, la parte finale deve essere sempre più scura rispetto a quella iniziale. Wow, mi piace tantissimo. Ah, dopo vi faccio anche la ripresa alla luce del sole, perché secondo me gli ombretti visti così dalla videocamera con le luci artificiali non rendono. Con un pennello semplicemente mi aiuta a sfumare i bordi, in modo che non si noti troppo lo stacco, e poi per intensificare maggiormente lo sfumo anche qua in avanti, così poi ci sarà meno distacco col colore che andremo a mettere dopo. Prendo il colore Cold Night, che è questo, e mi aiuto con un pennellino piatto e vado semplicemente ad intensificare la mia parte finale, in modo che un po' mettino insieme i due colori, dato che ho applicato un grigio. Allora, dicevo, vado a sfumare questo colore più scuro nella parte finale e anche più vicino alle mie ciglia. Guardate già come cambia l'occhio, dando un po' di profondità, cioè mettendo un colore un pochettino più scuro nella parte esterna finale. Picchietto. E poi, sempre col pennellino da sfumatura, lo vado a sfumare portandolo sempre verso l'alto. Questo è il risultato. Non so se si nota già la differenza. Qua ho applicato il colore scuro, qua no. Ok, fatta anche l'altra parte dell'occhio, direi che è il momento di andare ad illuminare la parte iniziale. E sono veramente combattuta tra il colore, quale scelgo? Dio, MILF e Malizia, che sono, aspettate, MILF è questo e Malizia è questo. Però mi sa che vado su Malizia, perché, oppure Touch Me. Vediamo un po' com'è Touch Me. Touch Me è questo e invece Malizia è questo, che rimane decisamente più dorato. Ma io vado col dorato. Dorato e argento, come ci staranno insieme? Lo scopriremo tra pochissimo. Ovviamente per questi colori io uso le dita, non so se ve l'ho già detto anche prima, però cioè rendono in una maniera 10 volte meglio che col pennello. Poi magari sì, col pennello si sistemano, però per renderli proprio luminosi, consiglio l'applicazione con le dita. No, Malizia lo prendo. Allora, perché la bocca aperta? Non sto mettendo il rimmel. Questo è il risultato. Ma pensavo ci stessero peggio insieme, invece sono molto. Cioè, nonostante uno sia dorato e uno sia grigio, li unisco anche nella parte centrale. Stanno veramente bene insieme. Scusate i cani che abbaiano, ma non posso farci niente. Riprendo il pennello da sfumatura e vado qua ad uniformare ancora meglio i due colori. Allora, questo è, diciamo, il trucco nella parte superiore. Adesso faccio la parte sotto, utilizzo più o meno gli stessi colori. Tipo userò Papi sicuramente e Cold Night, che è quello scuro, e torno subito. Allora, sotto ho semplicemente applicato un po' di Cold Night nella parte finale dell'occhio e mi sono congiunta con la sfumatura superiore e poi con Papi mi sono aiutata col pennellino a penna per sfumare e renderlo meno intenso. Volevo fare un trucco semplice per andare a ritirare i bambini da scuola, ma questo è il risultato, sono molto contenta.
Adesso vi faccio vedere la ripresa alla luce del sole perché credo veramente che gli ombretti non rendano dalla videocamera, perciò adesso esco un attimo in veranda. Prima levo un po' di fallout che hanno fatto gli ombretti, ma è veramente una cosa minima. Riprendo il pennello della cipria e lo passo sotto e diciamo che si è quasi tutto levato. Il piccolo fallout dei glitter, penso che essendo così chiari l'abbia fatto un po' malizia come fallout, però in questo caso io ho fatto prima la base perché ho registrato appunto il video su Instagram. Solitamente faccio prima gli occhi così mi viene più semplice rimuovere gli eccessi e insomma fare poi il trucco della base senza rischiare appunto di sporcarmi. Manca soltanto una cosa, il mascara, lo applico e torno subito. Ho applicato il mascara, io ragazzi mi sono innamorata del mascara nuovo di Nabla, il Vicious. Ho già fatto una recensione, se siete curiosi della prima impressione trovate il video, insomma, nella lista dei miei video pubblicati. E guardate cos'è questo mascara con due passate, cioè sembra che abbia le ciglia finte. Adesso mi sono scordata, prima di farmi la ripresa alla luce naturale, prendo un po' di carta perché metto sempre il burro cacao per idratare le labbra e andiamo a provare finalmente la tinta labbra di Milf, che è la numero 40, spogliami. Allora, per fare il contorno delle labbra utilizzo questa matita di Nabla che appartiene alle Velvet Line e io la utilizzo nel colore Touch Me, potrebbe essere il colore, sì, penso di sì. Niente, bordo semplicemente le labbra e poi applico il rossetto. Faccio velocemente la bordatura. Secondo me ci sta benissimo con il make-up. Questo è il risultato finale. Adesso rimanete un attimo sintonizzati che vi faccio la ripresa del trucco occhi anche all'esterno con la luce naturale perché cambia completamente, cioè si vede molto meglio il colore degli ombretti chiaramente. Perciò rimanete ancora un secondo collegati e vi mostrerò insomma, il risultato alla luce del sole naturale. Allora, questo è il risultato degli ombretti alla luce naturale. Come vedete, è un altro mondo. Vedete che nonostante abbia usato tanti colori, cioè sono tutti ben evidenti nell'occhio e tra l'altro quelli della riga centrale sono fantastici. E guardate anche il risultato del mascara. Ho dato due passate di quel mascara. Sembra che abbia applicato le ciglia finte. Non guardate i miei baffetti che devo andare dall'estetista. Ecco qua, questo è il trucco finale e questa è la ripresa alla luce naturale. Allora, anche questo video è arrivato al termine, spero vi sia piaciuto. Io vi saluto ragazzi e ragazze, se vi va iscrivetevi al mio canale, supportatemi attivando la campanellina per tutte le notifiche. So che il mio è un canale ancora minuscolo in questo mare di YouTube, però insomma io faccio del mio meglio e mi piace tra l'altro tantissimo registrare i video, farvi sapere cosa penso dei prodotti che, ripeto, sono tutti acquistati dalla sottoscritta e quindi le mie valutazioni sono puramente da consumatrice, da persona che va, compra i prodotti, li prova e dice se gli piacciono oppure se non gli piacciono. Per il momento mi è andata bene perché comunque vado a comprare prodotti che tendenzialmente penso possano piacermi. Ho anche un super bocciato, ma ve lo farò, insomma, ve lo inserirò in un prossimo video dei top e flop. Allora, questo è il risultato finale. Vi ringrazio ancora per avermi seguito. Ciao ragazzi e ciao ragazze, vi mando un bacione. Buona giornata o buona serata o buonanotte, in base a quando guarderete il video. Ciao a tutti!